30 ore di luce e gas gratis al mese per sempre. Sia energia 800 031 956. Buonasera e ben ritrovati dal palazzetto dello sport Giacomo Del Mauro per questa prima partita casalinga della Scandone Avellino nel campionato di Serie B. Sembrava un'utopia fino a qualche settimana fa vedere nuovamente sul parquet di casa la beneamata SS Felice Scandone 1948. Inutile tornare ancora su tutto quello che è successo nell'estate appena trascorsa. Quello che conta ora è che il roster di Gianluca De Gennaro è regolarmente in campo anche quest'oggi, dopo l'esordio sfortunato della scorsa settimana a Minturno contro lo Scauri, una sconfitta preventivabile per la Scandone. Quest'oggi torna sul parquet e affronta una squadra molto temibile come la Stella Azzurra Roma, l'ha sottolineato in più occasioni coach De Gennaro. I giovani di questo roster fanno gola già a tante squadre di altre serie maggiori. Andiamo a leggere però come scenderanno in campo i due quintetti, partendo proprio dagli ospiti che vediamo fare questo rito prima della palla a due, che scendono in campo con Matteo Visitin, Emanuel Adeola, Dut Mabor, Matteo Ghirlanda e Lazar Kekovic. Questo è lo starting five della Stella Azzurra Roma. Per la Scandone Avellino, mentre è iniziata la sfida, Domenico Marzaioli, Bruno Ondo Mengue, Giuseppe De Leo, il neo arrivato Andrea Locci sotto le plance e Vincenzo Vetrone. Parte subito la Scandone con un'azione manovrata proprio con Ondo Mengue, che va dentro, viene stoppato e riparte quindi subito la Stella Azzurra Roma. Palla fuori, il tiro, ma c'è il fischio da parte dell'arbitro, tutto fermo. Può ripartire dunque l'azione dei biancoverdi, sorretti anche quest'oggi dal pubblico che ha risposto in massa all'appello lanciato da coach De Gennaro di non lasciare sola questa squadra. E per un esordio in Serie B il pubblico si può dire che abbia risposto alla grande. Nel frattempo eccolo qui il primo canestro della Scandone, che si porta subito avanti 3-0 grazie ad una bomba, e parte subito nel migliore dei modi l'avventura casalinga dei biancoverdi di coach De Gennaro, che riescono anche a fare un'ottima difesa e ripartono con Marzaioli che va dentro, sbaglia incredibilmente l'appoggio a canestro. Il play con una navigata esperienza, e lui l'uomo, uno dei tanti a cui si affida naturalmente la Scandone per far crescere anche i tanti giovani che ha a disposizione coach De Gennaro. La Stella Azzurra prova a rispondere con questa bomba, ma l'esito non è lo stesso visto poco fa per i colori biancoverdi, per fortuna. E si va avanti così, con una difesa forte fino a questo momento da parte della Scandone, che riesce a tenere distante la Stella Azzurra Roma, che va ora però in lunetta con il canestro che accorcia le distanze. Secondo tiro libero, va a segno. Riparte ancora la Scandone con il suo play che allarga subito, tanto movimento nell'area pitturata, c'è solo Locci al momento sotto le plance. Raccoglie proprio lui il pallone, ma sbaglia ancora un appoggio facile e permette quindi la ripartenza dell'Azzurra Roma, che gioca molto sugli esterni. Un giro palla fuori dall'area, così prova ad impensierire la difesa della Scandone fino a questo momento
impeccabile. Ancora un tiro sbagliato dagli ospiti e ancora una volta la Scandone che recupera la sfera e riparte. Ondomengue per Marzaioli che prova ad entrare dentro, stoppata, e riparte ancora la Stella Azzurra Roma che questa volta sbaglia ancora da sotto un tiro facile. Resta in equilibrio la sfida in questo avvio. Ondomengue si butta dentro, alza un campanile e subisce il fallo. Bruno Ondomengue che ha cambiato la sua numerazione, ora ha il numero 0 e va proprio lui in lunetta per provare un nuovo allungo per la Scandone. Il primo tiro c'è, si prepara ora a bizzarlo. Entra anche grazie all'aiuto del ferro. Altri due punti quindi per la Scandone, firmati ancora da Ondomengue. La Stella Azzurra però non ci sta e riparte subito. Un'incursione, palla messa fuori, ha provato molto spesso queste azioni la squadra della capitale. Ancora una volta sbaglia e permette alla Scandone di partire in contropiede. Il tiro di Locci, c'è l'errore e c'è il rimbalzo difensivo della Stella Azzurra che riparte ancora una volta. Tanti errori in questo avvio di match sia da una parte che dall'altra. Eccone un altro della Stella Azzurra Roma e la Scandone continua a mantenere questo minimo vantaggio di 3 punti in una partita, come detto e come stiamo vedendo, contraddistinta fino a questo momento da tanti errori individuali dei cestisti sia da una parte che dall'altra. Palla dentro, era intelligente il passaggio per Marzaioli ma chiude la difesa degli ospiti e la Scandone si prepara ad imbastire un nuovo attacco da rimessa laterale. La rimessa però è data agli ospiti tra le proteste di Marzaioli, ma tant'è, si riparte con l'azione d'attacco della Stella Azzurra Roma. Palla dentro, si prepara al tiro, ancora un errore da parte dei capitolini. Stanno tirando tanto in questo avvio e per fortuna della Scandone non riescono a trovare con facilità il canestro. Ondomengue, e lui ad imbastire l'azione, chiama in aiuto De Leo, lascia la palla a Marzaioli, aspetta il movimento dei suoi compagni, cerca spazio anche Locci sotto le plance. Il tiro in torsione di Ventrone che non va, però c'è lì Locci, Andrea Locci sotto le plance a rimbalzo a far sentire la sua presenza, l'atleta ex Ravenna arrivato proprio negli ultimi giorni alla corte di coach De Gennaro per completare il reparto lunghi della Scandone che si difende ancora molto bene. C'è il tiro che non prende neanche il ferro della Stella Azzurra Roma, quindi al di là dell'aspetto offensivo positivo in questo avvio della Scandone che nel frattempo si ferma per il primo time out, bisogna sottolineare anche la difesa messa in atto da coach De Gennaro che sta portando i suoi frutti alla causa biancoverde. Dall'altro lato percentuali molto basse per la Stella Azzurra Roma che ha messo a referto i suoi 2 punti grazie a 2 tiri liberi. Per il resto abbiamo visto buone trame di gioco sia da una parte che dall'altra e il punteggio è di 7-2. Bisogna anche sottolineare lo striscione che è stato esposto ad inizio del match, uno striscione duro di contestazione nei confronti di Gianandrea De Cesare. Molto duro,
gli Original Fans avevano annunciato comunque questa contestazione. Lo hanno sempre fatto in maniera pacifica, con degli striscioni fino a qualche settimana fa esposti all'esterno del Pala del Mauro. Oggi c'è l'occasione di rivedere la beneamata sul parquet di casa e non manca quindi l'occasione anche per una dura contestazione nei confronti di chi con il suo silenzio e le sue azioni ha fatto sì che la Scandone dovesse ripartire dalla Serie B. Ma lo sta facendo comunque con onore la squadra di coach De Gennaro. Come detto, dopo la sfortunata sconfitta all'esordio, quest'oggi la partenza è buona per una Scandone che va ancora a segno, ancora con Andrea Locci. Bella azione del lungo dei biancoverdi che mette a referto altri due punti, subisce anche fallo. Vediamo se riesce a portare a casa il bottino pieno il lungo degli Irpini. Due punti e fallo. Questa è un po' l'esperienza che si aspettava dal numero 19, coach De Gennaro. La voglia, la fame, è questo che cercano i dirigenti biancoverdi per il roster di quest'anno. Nel frattempo c'è l'errore di Locci e c'è il canestro dell'azzurra con Vicentin, che risponde quindi rientrando dal timeout. I ragazzi della Stella Azzurra Roma rispondono subito con un canestro che li rimette in carreggiata. Marzaioli, ottima azione personale, lascia partire il tiro che colpisce il ferro e permette ai capitolini di entrare ancora in area e subire fallo con Lazar Kekovic, che aveva recuperato palla, si è introdotto fulmineamente dentro l'area pitturata della Scandone, ha subito fallo e si può quindi ripartire con due tiri liberi per i capitolini con il loro numero 9. Si prepara al tiro, si piega sulle ginocchia e lascia partire il tiro che però non va a segno. Solo ferro per Kekovic che ci riprova. Concentrazione per lui. Il tiro e sbaglia anche questo. Come detto, tanti gli errori degli ospiti che stanno favorendo la Scandone, che comunque si sta difendendo con ordine contro una squadra, ricordiamo, che ha iniziato molto prima la preparazione e anche fisicamente è messa meglio degli Irpini, che ora però si distraggono sotto canestro e permettono alla Stella Rossa di imbastire una nuova azione dopo l'errore. Si incunea dentro l'Irlanda ma sbaglia, cercava un fallo, non gli è stato concesso e quindi può ripartire la Scandone. Nel frattempo, grazie a queste immagini, riusciamo a vedere anche i tifosi che sono accorsi in tribuna per questa prima gara casalinga della Scandone, oltre naturalmente alla curva come sempre piena nel settore occupato prevalentemente dagli Original Fans, che hanno seguito in massa anche la squadra la prima in trasferta. Quest'oggi tra le mura amiche c'è stata la risposta del pubblico avellinese, che si dimostra vicino alle sorti della Scandone, che nel frattempo tira e trova un ferro, una tripla provata. C'è il fallo fischiato ai biancoverdi, si dispera coach De Gennaro per il fallo fischiato ancora a Giuseppe De Leo. Può ripartire dunque la Stella Azzurra Roma, che ricordiamo ha tanti atleti di tante nazionalità, perché una delle peculiarità della società capitolina è proprio quella di andare a pescare dei giovani talenti un po' in giro per l'Europa per poi allenarli e metterli a disposizione di squadre di categoria
superiore, quindi un avversario non semplice quest'oggi per una Scandone che pensa solo esclusivamente a se stessa, ormai non può badare all'avversario visto il poco tempo che ha a disposizione coach De Gennaro. Questa è stata la prima vera settimana completa di allenamenti per i giovani biancoverdi e i frutti in campo fino a questo momento si stanno vedendo. Nel frattempo è entrato anche Andrea Bianco, che ha servito un pallone d'oro per Lorenzo Cherubini, in ordine l'ultimo arrivato in casa Scandone. Il giovanissimo però manca l'appuntamento con il canestro e dà l'opportunità alla Stella Azzurra ancora di andare al tiro, ancora una volta un errore. Eccolo qui, Cherubini per Locci, pericoloso il passaggio, infatti perde palla la Scandone, può ripartire la Stella Azzurra Roma, che subisce fallo a commetterlo il numero 19 dei biancoverdi, Andrea Locci, che ha fermato come poteva questa folata offensiva degli ospiti. E coach De Gennaro capisce che è il momento di richiamare all'ordine i suoi ragazzi con questo time out, con la Scandone avanti 9-4 sulla Stella Azzurra Roma. Si sono visti fino a questo momento dei miglioramenti già solo in questo avvio. Qualcosa si era già visto naturalmente nel secondo tempo della trasferta con Scauri. E ora sulla stessa linea stanno continuando i miglioramenti di questa squadra. Anche gli innesti arrivati negli ultimi giorni hanno dato una grossa mano. Per il momento Andrea Locci si sta confermando l'atleta giusto su cui puntare, su cui ha voluto fortemente puntare coach De Gennaro. E fino a questo momento il numero 19, sia in attacco che in difesa, sta recitando un ruolo da protagonista. Si riparte con la doppia chance per la Stella Azzurra Roma, già pronti al rimbalzo gli atleti capitolini. Si attende solo il ritorno in campo degli uomini di De Gennaro, che vuole sfruttare fino all'ultimo secondo questo time out per dare direttiva ai suoi ragazzi, che rientrano in questo momento sul parquet. C'è l'ingresso in campo anche di Luca Pappalardo con il numero 17. Nel frattempo c'è il canestro della Stella Azzurra Roma, che accorcia quindi le distanze. Ancora il secondo tentativo da tiro libero, questa volta sbaglia ma recupera il rimbalzo. C'è l'errore con la palla recuperata da Avellino, che va a segno con Andrea Bianco. Una fulmine azione di contropiede, allunga ancora la Scandone grazie al suo numero 7, entrato da poco in campo. Una serie di errori a catena per la Stella Azzurra Roma, che c'è da dire riesce comunque ad arrivare fin sotto il canestro e per fortuna della Scandone non riesce però a finalizzare. Però sta imbottendo di falli la squadra di casa, e infatti c'è ancora un doppio tentativo da tiro libero per gli ospiti, ancora una volta un errore per Lazar Kekovic. Ci riprova ancora il numero 9 degli ospiti ad accorciare le distanze. Palleggio con la mano destra, il tiro. C'è ancora un errore, e c'è ancora un errore in fase difensiva, al rimbalzo per la Scandone. Per fortuna è arrivato l'errore della Stella Azzurra, che permette ancora agli uomini di De Gennaro di imbastire un'azione d'attacco. Sbaglia però in questo caso Lorenzo Cherubini, si fa soffiare il pallone. Rimessa laterale per gli Irpini con Andrea Bianco. Cerca il movimento dei suoi, trova Ondomengue, si incunea in aria, lascia partire il tiro e c'è il canestro, più fallo. Ha ottenuto il massimo di quello che poteva l'atleta biancoverde Bruno Ondomengue.
preso palla dalla rimessa, si è incuneata in aria, due punti e fallo subito. Può ulteriormente incrementare il suo bottino di punti sia la Scandone sia il suo sestista. Il tiro libero va a segno, allunga ulteriormente la squadra di casa ed esce proprio lui, Ondo Mengue, tra gli applausi dei presenti. Al suo posto entra Giovanni Del Regno. 14-5 e la Scandone si difende ancora sulle folate offensive degli ospiti con Rapini. Entra in aria il numero 14, Adeola, prova a fare l'impossibile, ancora una serie di errori degli ospiti con la palla che viene recuperata ancora dalla Scandone, che può ripartire velocemente, prova il tiro da tre, sbagliato. Si corre da una parte all'altra del campo con ritmi sostenuti sia per la Scandone che per la Stella Azzurra Roma, con gli ospiti che possono usufruire ora di questa pericolosa rimessa da fondo campo. Il coach degli ospiti chiama lo schema, vediamo se sarà vincente. Visintin prova ad andare in aria, facile il passaggio per il centro, palla messa fuori. Prova il tiro, anzi no, ci ripensa, eccolo il tiro da tre, ancora un rimbalzo difensivo per la Scandone che riparte con Andrea Bianco. Palla fuori, entra dentro De Leo, palla per Cherubini che allarga, il tiro da tre e c'è il canestro della Scandone che allunga ulteriormente. Risponde con questo tiro da tre, ancora una volta non va a segno la conclusione dei giovani capitolini e la Scandone può approfittare per allungare, infatti ci riesce con un'altra bomba che fa impazzire il Pala del Mauro. Andrea Bianco mette a referto altri tre punti pesantissimi per un allungo che già in questo primo quarto è importante per la Scandone. 20-5 il parziale. Riparte ancora Cherubini e aveva provato sulla sirena ad incrementare ancora il bottino dei suoi. Finisce qua il primo quarto, 20-5 per una Scandone Avellino in totale supremazia in questo primo quarto. Noi ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, rimanete con noi con il continuo di Scandone Stella Azzurra Roma. 30 ore di luce e gas gratis al mese per sempre. Sia Energia 800 031 956. Si riparte con il secondo quarto di Scandone Stella Azzurra Roma. Il primo si era chiuso con il vantaggio dei padroni di casa 20-7. Complice anche i tanti errori della Stella Azzurra e anche questo secondo quarto si apre così. Però attenzione a questa palla persa dalla difesa della Scandone. Ancora un errore degli ospiti. Ci stanno provando tante volte, ma per fortuna della Scandone non riescono a trovare con facilità la via della retina. Riparte la Stella Azzurra ancora con un tocco al tabellone e ci sono i due punti, 20-9. Riparte con un canestro in questo secondo quarto la Stella Azzurra Roma. Dopo i tanti errori nel primo, i capitolini sperano di invertire il trend sin da questo secondo quarto. Anche per quanto riguarda la fase difensiva, sono ben schierati ora. Marzaioli alza il campanile, ferro e rimbalzo difensivo per la squadra con la canotta bianca che riparte subito e trova un nuovo canestro. Tutto fermo, gli arbitri
hanno fermato. C'è anche un cambio per la Scandone, rientra in campo Andrea Locci al posto di Luca Pappalardo. Riparte la Scandone con una rimessa laterale, palla nelle mani di Giovanni Del Regno, prova a servire Cherubini, perde palla ingenuamente la Scandone e c'è un canestro facile per la Stella Azzurra Roma grazie a Visintin. Approfittato della disattenzione difensiva, ancora un'altra palla persa per la Scandone, riparte ancora la Stella Azzurra Roma, ancora una volta mette referto due punti. Un brutto passivo in avvio di questo secondo quarto per la Scandone. Ha perso troppi palloni in fase di impostazione e la Stella Azzurra questa volta, rispetto ai tanti errori visti nel primo quarto, in questo secondo sembrano aver ingranato e, aiutati anche dagli errori della Scandone, sono rientrati in partita. Ricordiamo, il passivo ad inizio del secondo quarto era di 20-7, ora siamo a 20-13. La Scandone non è rientrata con lo stesso piglio in campo e anche c'è da dire che gli ospiti sono entrati con maggiore grinta e si è visto proprio in queste ultime due azioni, con l'aggressività sul portatore di palla, sono riusciti a recuperare la sfera e andare facilmente a canestro. Coach De Gennaro infatti sta redarguendo i suoi, sta chiedendo maggiore concentrazione. La partita è ancora lunga e in un campionato del genere non sono ammesse lacune. Naturalmente la Scandone ne ha, ma per altri fattori in questo momento. Ma quelli che scendono in campo devono dare il 100%, come ha detto anche coach De Gennaro, perché con il gruppo, con la fame, con la voglia si riesce a superare questo momento. E la Scandone lo sta dimostrando in questo secondo match di Serie B, il primo tra le mura amiche del Pala del Mauro, contro la temibile Stella Azzurra Roma. 20-13 il parziale, quando sono passati poco meno di due minuti dall'avvio del secondo quarto. Locci scambia con Ventrone, cerca spazio per servire i suoi compagni, trova pronto Ondomengue sul lato, palla dentro, gioco spalle a canestro, prova un improbabile tiro ma si riparte con una rimessa da fondo campo affidata nelle mani esperte di Ondomengue. Cerca il posizionamento dei suoi, trova Marzaioli che lascia partire il tiro troppo corto, ma c'è un fallo fischiato agli uomini di coach De Gennaro. Riparte quindi la Stella Azzurra, si sistema in difesa la Scandone, forse un po' troppo lenta perché arriva con troppa facilità la Stella Azzurra Roma al tiro. Ancora una serie di errori, c'è un fallo fischiato al numero 34 Giuseppe De Leo. Ancora un'opportunità quindi per gli ospiti, ripartono con una rimessa da fondo campo, si libera ancora al tiro Adeola, ci prova almeno, arriva dalle retrovie Visintin che prova a superare Ondomengue che fa ancora un'ottima difesa costringendo il cestista dei bianchi a perdere la palla che si perde appunto sul fondo. Può ripartire la Scandone, vediamo Marzaioli che chiama gli schemi ai suoi compagni, difesa forte della Stella Azzurra Roma.
difesa che ha portato fino a questo momento a far perdere palloni importanti alla Scandone e a far rientrare in partita i capitolini, che ora provano a difendersi. Marzaioli ancora per Ondomengue, spalle a canestro, prova ad entrare, è libero Marzaioli, giro palla efficace la Scandone per Bianco, il tiro però non colpisce il ferro. Ancora un'altra occasione sprecata per la Scandone, che ora si rintana in difesa per contrastare l'onta offensiva della Stella Azzurra, che è rientrata molto più decisa in questo secondo quarto. C'è ancora un fallo fischiato questa volta a Domenico Marzaioli. Riparte la Stella Azzurra con una rimessa laterale. Palla per Francioni, la mette fuori per Visintin che prova il tiro, il ferro, rimbalzo ancora nelle mani degli ospiti. Si impone ancora dentro, lascia partire il tiro, ancora un ferro colpito da Reale. La Scandone riparte però, vediamo se riesce a mettere i primi due punti di questo secondo quarto. Ci prova Locci che perde un sanguinoso pallone, consente il contropiede della Stella Azzurra Roma. Per fortuna è Arcigna la difesa di casa, che però perde ingenuamente un altro pallone, permettendo un'altra azione agli ospiti. Ancora Reale che allarga, lascia partire il tiro troppo debole per fortuna dei padroni di casa, che resistono ancora dopo gli errori individuali sanguinosi. Ancora un pallone perso per un attimo, ma per fortuna c'è il recupero. La palla servita a Ondomengue, che sotto il tabellone non sbaglia e subisce anche fallo. Eccolo qui il primo canestro della Scandone in questo secondo quarto, con il suo miglior giocatore fino a questo momento, Bruno Ondomengue. Due punti messi a referto e un tiro libero a disposizione per portare a 10 le distanze dalla Stella Azzurra Roma, quando siamo sul 22-13. Il tiro e c'è l'errore, rimangono 9 i punti di vantaggio della Scandone, che ora si difende. La Stella Azzurra Roma con il suo numero 14, Adeola, prova un'azione, eccolo, palla messa fuori, pericolo per la Scandone. Per fortuna c'è ancora un errore nel tiro dalla distanza, può ripartire il roster biancoverde. Vediamo se c'è la bomba. Tutto molto facile per Domenico Marzaioli, liberato ancora magistralmente da Bruno Ondomengue, e dalla linea della carità non ha sbagliato il numero 33 dei padroni di casa, che allungano ulteriormente 25-13. Recuperano anche un altro importantissimo pallone in fase difensiva, al cospetto di una Stella Azzurra che sta provando ad impensierire i padroni di casa. Per fortuna proprio della Scandone, tanta imprecisione nelle conclusioni dei capitolini, che si ritrovano ad inseguire anche in questo secondo quarto, che avevano iniziato con maggiore cattiveria. La Scandone riparte con Ventrone, che perde un altro sanguinoso pallone, l'ennesimo pallone perso di questa gara della Scandone, e per fortuna arriva anche l'ennesimo errore sotto canestro della Stella Azzurra, che ha ancora la palla tra le mani quando mancano 7 secondi al termine dell'azione. C'è il fischio dell'arbitro, nel frattempo Marzaioli catechizza i suoi compagni per l'ennesima palla persa, che poteva essere sanguinosa. La Scandone ora deve continuare a giocare senza distrazioni e senza cullarsi sugli allori. Il vantaggio è cospicuo, ma nella palla spicchi abbiamo visto anche proprio in questo avvio di secondo quarto
basta davvero poco per rovinare tutto il lavoro fatto. La Stella Azzurra ora prova a rientrare nuovamente in gara, ma per fortuna c'è il pallone recuperato alla difesa bianco-verde. Palla dentro, spalle a canestro, la palla ancora fuori, ancora dentro per Locci che si gira, lotta sotto il tabellone. È attenta la difesa della Stella Azzurra. Costante la presenza del numero 19 sotto i tabelloni, che sta mettendo in forte apprensione la difesa ospite. Rimessa dal fondo per i padroni di casa, si incarica della battuta Vincenzo Ventrone, che aspetta come sempre il posizionamento dei compagni. Si libera per ricevere la palla Marzaioli, dentro per Locci, spallate di Locci che libera ancora il tiro Marzaioli, questa volta prova ad incunearsi, perde palla e commette anche ingenuamente un fallo. Buona quindi la difesa in questo caso di Roma, ingenuo invece il numero 33 di casa nel commettere questo fallo, che va solo ad appesantire la casella dei falli in casa Scandone. Per fortuna, come stiamo vedendo, arriva un'altra palla persa per i capitolini e la Scandone può respirare un po' ed imbastire una nuova azione, ancora con Ventrone. Si liberano i suoi compagni, servito del Regno che prova a tirare in caduta, subisce fallo. Ancora il play numero 11, Ventrone, a dare avvio all'azione. Ancora per Del Regno, palla nelle mani sicure di Marzaioli che allarga per Bianco, si incunea in aria, fin sotto canestro, palla messa fuori, ottimo il giro palla della Scandone che libera Del Regno per il tiro, ma il pallone incredibilmente rimane incastrato tra tabellone e ferro. Buona occasione purtroppo sprecata per la Scandone, che può usufruire però di questa rimessa. Ancora con Ventrone, dentro, facile facile il passaggio per Domenico Marzaioli che appoggia il pallone al tabellone, e altri due punti per i biancoverdi che allungano ancora. Locci prova la difesa e ci riesce. Ottima fino a questo momento la prova del neo arrivato Andrea Locci, lo abbiamo già sottolineato in precedenza, sia in fase offensiva che in fase difensiva. Ancora però un'altra palla persa, questa volta da Bianco, che permette il contropiede della Stella Azzurra Roma, che recupera palla, subisce fallo e da una potenziale azione offensiva la Scandone si ritrova ora a dover difendere, pesata ulteriormente da un altro fallo di squadra. Troppi palloni persi in questo secondo quarto stanno permettendo comunque alla Stella Azzurra Roma non tanto di rientrare in partita, perché il distacco come vediamo è ancora cospicuo, ma quantomeno di restarci in partita. Sono stati davvero tanti, troppi gli errori della Scandone, troppe palle perse e la Stella Azzurra ne ha approfittato quasi sempre. Anche la Scandone dal canto suo sta approfittando dei tanti errori degli ospiti per l'attuale punteggio nel secondo quarto, mentre è stato chiamato un time out proprio da coach Del Gennaro sul 27-13. Per richiamare all'attenzione i suoi uomini che non devono minimamente distrarsi. Troppi palloni persi in questo secondo quarto. La Scandone che sta dimostrando di avere le potenzialità anche di
spaccare sin da subito la partita in due. Ci vuole maggiore concentrazione del roster, la chiede naturalmente ai veterani, per dir così, De Gennaro, ma anche i giovani fino a questo momento stanno ben figurando, nonostante qualche errore di troppo in fase di impostazione che ha permesso il risultato attuale sul 27-13, mentre le squadre rientrano in campo dopo il time out con il pallone nelle mani della Stella Azzurra Roma, pronta per tirare due liberi. Il primo è sbagliato. Nel frattempo vediamo anche i tifosi che incitano la propria squadra, che trova il canestro del 27-14. Un solo libero messo a segno quindi dagli ospiti, che ora si difendono, e c'era un'ottima intuizione di Bianco, che voleva servire un solissimo Marzaioli dentro l'area pitturata. Impreciso il passaggio e palla persa per la Scandone, con la Stella Azzurra che riparte ancora con Adeola. Serve Reale, palla ancora dentro, pericolosamente prova il gancio il numero 9 Kekovic, che lotta sotto le plance, non trova la via del canestro. La Stella Azzurra Roma con la Scandone che si difende in maniera arcigna per portare a casa questo vantaggio alla fine anche di questo secondo quarto, quando mancano poco più di 2 minuti e mezzo alla fine del primo tempo di questo bel match finora tra Scandone e Stella Azzurra. Ancora un errore da 3 punti degli ospiti. Marzaioli imbastisce l'azione dei suoi, palla per Del Regno, la lascia nelle mani di Bianco, aspetta Locci per impugnarsi in aria, ci riesce, va a segno. Grande azione di Andrea Bianco, che si è buttato da solo contro l'intera difesa della Stella Azzurra Roma e ha messo a referto altri 2 punti, e ha subito anche il fallo. Ottima azione del giovane biancoverde, che può ulteriormente rimpinquare il vantaggio della Scandone, che si porta sul 30-14. Doppiati gli ospiti in questo momento, che sbagliano l'ennesimo tiro della loro partita. La Scandone ne può approfittare con Marzaioli. La palla per Cherubini, scambio tra i due, palla dentro per Locci, spalle a canestro, si gira, riesce a servire la palla fuori, ma è tutto fermo per un fallo proprio del lungo biancoverde. E la Stella Azzurra riparte. I capitolini non vedono l'ora che arrivi la fine anche di questo secondo quarto per ricaricare ulteriormente le idee e le batterie. Dopo aver subito l'onta biancoverde in questo primo tempo, 30-14 il parziale, con la Stella Azzurra che va e finalmente riesce a mettere a referto i primi 3 punti, la prima bomba degli ospiti, che accorciano sul 30-17, ennesima palla persa della Scandone. Si disperano gli ospiti, che avevano recuperato un'altra palla. L'arbitro però ha fermato tutto per un fallo commesso dagli ospiti. La Scandone in bonus e va dalla lunetta con Giovanni Del Regno, sbaglia il primo libero. Si prepara per il secondo tentativo,
che va a segno 31-17 quando manca un minuto alla fine del secondo quarto. Secondo quarto, come detto, contraddistinto dalle tante palle perse dalla Scandone, che riesce comunque a mantenere il distacco dagli ospiti, che provano ad imbastire ancora un'azione con Visintin. Trovano un canestro davvero importante per far rimanere a galla i suoi. Visintin, al di là della bellezza dell'azione personale, importante questo canestro contro una Scandone che però dimostra di non essere sazia e continua a giocare. Ottima l'azione che porta ai due punti importanti per la Scandone. È riuscita ad aggirare il fortino della Stella Azzurra Roma e mettere a referto altri due punti sul 33-19, quando siamo ormai agli sgoccioli di questo secondo quarto. Riparte per l'ultimo possesso la Scandone Avellino con Ventrone. Palla ancora persa incredibilmente, ma si fionda e la recupera con un balzo felino Luigi Genovese. Poteva chiudersi anche con questa bomba, ma c'è un fallo subito dalla Scandone. Ottimo l'approccio del giovane Luigi Genovese, sia in fase offensiva che difensiva. All'ennesima palla persa di questo secondo quarto ha risposto con veemenza, cattiveria e ferocia nel recuperare il pallone. Nel frattempo è rimasto a terra Andrea Bianco, colpito al volto in una concitata azione nel finale di questo secondo quarto. Mentre siamo, come detto, davvero agli sgoccioli, la Scandone avanti 33-19. È riuscita a mantenere un vantaggio cospicuo nonostante i tanti errori in fase di impostazione la squadra di coach De Gennaro, che ora vuole concentrazione anche in questi ultimi secondi del secondo quarto, con la Stella Azzurra che si presenta sulla linea dei tiri liberi per accorciare ulteriormente prima della chiusura del primo periodo. Canestro, 20 punti per la Stella Azzurra. Ancora Kekovic ci prova, questa volta sbaglia, ma è attento al rimbalzo. Si è un po' addormentata qui la difesa biancoverde sul rimbalzo offensivo preso dalla Stella Azzurra. È ancora un'occasione dalla lunetta. Primo tiro va a segno, 33-21 il parziale. Secondo tentativo va a segno anche questo. Ultima azione, prova il tiro della disperazione in chiusura di questo secondo quarto, con la Scandone decisamente avanti nel punteggio 33-22. Si chiude quindi il secondo quarto per la Scandone. Ci fermiamo anche noi per la pubblicità. 30 ore di luce e gas gratis al mese per sempre. Sia Energia 800 031 956. Eccoci dopo l'intervallo lungo, pronti per questo terzo quarto tra Scandone Avellino e Stella Azzurra Roma. Il primo tempo si è chiuso con il vantaggio dei padroni di casa sul 33-22, dopo un primo quarto dominato dalla Scandone. C'è stato il ritorno degli ospiti, che riprendono in questo terzo quarto e imbastiscono loro la prima azione. La Stella Azzurra Roma va subito al tiro, ancora un errore, con la Scandone che recupera
la sfera in difesa e riparte con l'azione offensiva con Ventrone. Chiede palla Ondomengue, punta il suo diretto avversario. Palla fuori per Marzaioli che lascia partire il tiro. Non c'entra il canestro, era pronto Locci a recuperare il rimbalzo, ma c'è un fallo con la palla nelle mani quindi degli ospiti, che ripartono subito con il giovanissimo playmaker Reale, addirittura classe 2004. La palla è nelle sue mani in questo momento. Fa girare il pallone, libera il tiro con la bomba messa a segno dalla stella azzurra Roma, che quindi accorcia ulteriormente le distanze in apertura di questo terzo quarto con la bomba da 3. 33 a 25 il parziale, con la palla in mano ad Avellino, con Ventrone. Si butta nell'angolo, riesce a liberare Ondomengue, gira il pallone per un tiro facile facile, sbagliato però. Per fortuna c'è il rimbalzo. Palla per Locci, si gira. Ancora pronta la Scandone con un tiro da 3 di Ondomengue. Ah, che viene sputato dal canestro dopo una bella azione dei biancoverdi, che ora si devono difendere dalla stella rossa che prova un altro tiro, ma c'è il fallo fischiato alla difesa biancoverde e quindi due tiri liberi per la stella azzurra Roma, con Dut Mabor pronto ad accorciare ulteriormente le distanze in questo terzo quarto. Per il momento tutto a vantaggio degli ospiti, che ora sbagliano il libero, con Mabor pronto per il secondo tentativo. Il tiro, e c'è anche il secondo tiro libero sbagliato, con la Scandone che può ripartire con Ondomengue. Locci si avvicina per fare blocco, Ondomengue ne approfitta, arriva fin dentro l'area, la palla arriva fuori per Ventrone che allarga ancora e la bomba è sbagliata dal numero 34 Giuseppe De Leo. La Scandone ora deve difendere, c'è il canestro della stella azzurra che entra nuovamente in partita. Ancora Dut Mabor ad accorciare le distanze. 33 a 27. Ventrone stoppato e può ripartire Roma, che va facile facile a canestro. 33 a 29. E coach De Gennaro chiama subito al rapporto i suoi ragazzi. Inizio shock in questo terzo quarto, dominato per il momento dagli ospiti, dalla stella azzurra Roma, che nei primi due quarti aveva avuto percentuali molto basse sia dal tiro da 2 che da 3. In questo terzo quarto si sono alzate le percentuali ed infatti il risultato parla chiaro, partita completamente riaperta dagli ospiti, che hanno accorciato sul 33 a 29. Un parziale di 7 a 0 per gli ospiti, per una Scandone un po' imbambolata in questo avvio di terzo quarto. E De Gennaro giustamente ha visto la sua squadra in difficoltà e ha chiamato un time out, dal quale rientrano entrambe le squadre sul parquet. La Scandone è sempre in vantaggio, ma in evidente difficoltà in questo terzo quarto. E infatti perde ancora un altro sanguinoso pallone. Errore incredibile del neo arrivato Lorenzo Cherubini. Perde un sanguinoso pallone, commette fallo e regala due tiri liberi alla stella azzurra Roma, che può arrivare a contatto con la Scandone.
Thomas Reale pronto per la trasformazione dei liberi, il primo lo fallisce. Pronto al secondo libero, sbaglia anche questo, dormono in difesa i giocatori della Scandone, regalano il rimbalzo alla Stella Azzurra che quindi mette a referto altri due punti e torna ufficialmente in gara sul 33-31. Parziale terrificante per la Scandone in questo terzo quarto. Ancora deve mettere a referto un canestro. Si prova Ondo Mengue ad allargare, aveva un tiro pulito la Scandone con Marzaioli che invece si butta dentro e perde un'occasione ghiotta per provare nuovamente l'allungo. E in palla ora la Stella Azzurra Roma che prova ad impattare il match con il suo play Thomas Reale. La palla gira tra le mani dei cestisti capitolini, ancora Reale, aspetta il posizionamento dei suoi, trova dentro l'area pitturata Lazar Kekovic e c'è il pareggio sul 33 pari in questo terzo quarto. La Scandone tramortita da questo avvio degli ospiti, si prova con Locci, gioca bene sul piede perno, la palla arriva a Cherubini che cade, subisce fallo secondo i direttori di gara, altrimenti sarebbe stata un'altra sanguinosa palla persa per la Scandone, l'ennesima di questa partita, tantissime quelle nel secondo quarto. E in questo terzo quarto ancora non è arrivato nessun canestro da parte degli uomini di De Gennaro che ci provano ancora con Cherubini e trova i suoi primi due punti con la casacca della Scandone e riporta i suoi avanti sul 35-33 il giovane Lorenzo Cherubini. La risposta della Stella Azzurra con l'altro baby Reale, il tiro da tre però è preda della difesa della Scandone che recupera anche questo preziosissimo pallone con Marzaioli. È messa male la difesa degli ospiti, prova ad approfittarne con un tiro da tre la Scandone, idea sbagliata perché il pallone torna prontamente nelle mani degli ospiti, ancora con Reale, scarica per Kekovic che prova la tripla fuori bersaglio. La Scandone sta soffrendo in questo terzo quarto. Il parziale è terribile per gli uomini di coach De Gennaro. 11-2 in questo terzo quarto, quando siamo a metà di questo terzo periodo. Con la palla in mano a De Leo, la lascia Marzaioli. Cerca ancora De Leo. Prova ad incunearsi in aria, perde per un attimo il pallone che arriva a Locci, stoppato dalla difesa di Roma che riparte e arriva fin dentro l'area. La palla è ancora buona, non è uscita, la recupera però la difesa della Scandone che parte velocemente in contropiede. Marzaioli pensa per un attimo al tiro da tre, poi va con calma organizzando l'azione offensiva con il pallone tra le mani di Ondo Mengue. Chiede l'aiuto di Locci per un blocco, la palla arriva a De Leo che entra in aria, stop e tiro, due punti per Giuseppe De Leo e Scandone che mette altri due preziosissimi punti sul tabellino in un terzo quarto davvero difficile fino a questo momento per gli uomini di coach De Gennaro, che subiscono ancora il canestro della Stella Azzurra che torna nuovamente a contatto. Ora la partita è viva sia da un lato che dall'altro,
continui capovolgimenti di fronte che avevano caratterizzato anche i primi due quarti. Erano stati davvero tanti però gli errori, come questo purtroppo dalla lunga distanza di Lorenzo Cherubini, che apre il campo alla Stella Azzurra. Tiro libero senza alcuna marcatura e c'è il canestro che capovolge il risultato. Ondo Mengue per Marzaioli, Scandone per la prima volta sotto in questo match. Locci viene fermato con le brutte e cattive dalla difesa della Stella Azzurra. In questo terzo quarto horror per la Scandone. Per la prima volta in tutto il match, quindi gli uomini di De Gennaro si trovano sotto, ma hanno l'opportunità ora con il suo lungo Andrea Locci di superare nuovamente gli avversari. 37-38, sbaglia il primo tiro libero Locci. Attenti i tifosi della Scandone, che anche oggi hanno gremito il Palà del Mauro per questa prima importantissima sfida casalinga. È pronto ancora Locci per provare ad impattare la sfida sul 38 pari. Sbaglia il tiro libero. Ancora un'altra occasione per lui. Il tiro, eccolo qui, il pareggio, 38 pari. Quando siamo negli ultimi minuti di questo terzo quarto a forti tinte capitoline. Recupera un altro importantissimo pallone la Scandone, con Andrea Bianco che decide di andare con calma. Aspetta il movimento dei suoi compagni, serve Ondo Mengue, scambio ancora con Bianco. Mengue va dall'altro lato a ricevere il pallone. De Leo, si era fatto spazio Locci per ricevere il pallone, lo riceve sotto canestro e subisce fallo. Protestano i difensori della Stella Azzurra, ma non ci sono dubbi sul fallo fischiato alla difesa di Roma. Con Locci che si era fatto trovare pronto sotto canestro, ma ha subito il fallo, con rimessa quindi per la Scandone. Andrea Bianco serve Marzaioli, che fa fuori il suo diretto avversario, lascia partire la bomba. Nuovamente avanti la Scandone grazie a Domenico Marzaioli. La sua bomba riaccende la sfida, ma ci pensa immediatamente la Stella Azzurra Roma a spegnere gli entusiasmi e a ritornare nuovamente a contatto con questi due punti sul 41-40. Locci da dentro l'area, serve Bianco che ha il canestro aperto, preferisce andare per vie centrali verso De Leo, si butta dentro il gancio e attenta al rimbalzo la Stella Azzurra, che riparte con Reale. Palla fuori per il numero 9 Kekovic, che sbaglia il tiro da tre. Sul rimbalzo è attenta la difesa della Scandone, che subisce anche fallo. Manca un minuto e mezzo alla chiusura di questo terzo quarto. Gli Irpini, dopo aver dominato in lungo e largo nel primo e nel secondo quarto, stanno soffrendo in questo terzo periodo, ma per il momento sono avanti di un punto ed hanno palla in mano con due tiri liberi a disposizione di Giuseppe De Leo. Sbaglia il primo. Mette invece il secondo e la Scandone porta due per il momento il vantaggio, due punti di vantaggio sulla Stella Azzurra Roma, che riparte. Ancora Reale, allarga per Visintin, ora fuori per Kekovic che l'appoggia ancora fuori per la tripla
per il nuovo sorpasso della Stella Azzurra Roma contro la Scandone, 42-43. Marzaioli fa girare il pallone che arriva tra le mani di Bianco, magia di Andrea Bianco che semina il panico nella difesa della Stella Azzurra Roma e regala il nuovo vantaggio ai suoi sul 44-43. Recupera anche un ottimo pallone in difesa e riparte, si butta dentro, lo perde però, viene fischiato fallo. Ottimo break del numero 7 dei biancoverdi. Canestro fondamentale per il nuovo allungo, recupero in difesa e subisce fallo in attacco. Tutto perfetto, mancano ora solo i due tiri liberi a sua disposizione per prendere un 10 e lode su questa azione personale che sta dando nuovamente linfa alla Scandone. Quando siamo oramai agli sgoccioli, mancano 51 secondi alla fine del periodo. Avanti di un solo punto la Scandone. Sbaglia il primo libero Andrea Bianco. Si dispera, viene rincuorato dai compagni e dal pubblico. Pronto con il secondo. Sbaglia anche questo. C'è il rimbalzo che però è preda della difesa della Stella Azzurra, che può ripartire ancora con Thomas Reale. Serve dentro un liberissimo compagno che preferisce però non affondare il colpo e ripartire ancora da Reale, che ha tutto il tempo per mirare il canestro, lasciar partire la bomba. Preda della difesa della Scandone ancora con Andrea Bianco. Va dentro, mette la palla fuori, intercettata la difesa della Stella Azzurra che riparte. Ancora un pallone perso e recuperato alla Scandone. Ancora una serie incredibile di passaggi sbagliati da una parte e dall'altra, con il risultato 44-43. Eccolo, c'è il punto della Stella Azzurra Roma, che quindi chiude così il terzo quarto, sicuramente appannaggio degli ospiti. Noi ne approfittiamo per l'ultima pausa pubblicitaria, ma rimanete con noi perché sarà un quarto quarto assolutamente decisivo tra Scandone Avellino e Stella Azzurra Roma. 30 ore di luce e gas gratis al mese per sempre. Sia Energia 800 031 956. Rieccoci per l'ultimo emozionante quarto tra Scandone Avellino e Stella Azzurra Roma, che sono ferme sul 43 pari all'inizio di questo ultimo periodo che sarà decisivo dopo i primi due appannaggio della Scandone, chiusi 20-7 il primo, il secondo sul 13-15, l'ultimo invece si è chiuso con un roboante 21-10 per gli ospiti, che quindi sono rientrati in partita. E all'inizio di questo ultimo periodo le squadre sono sul 43 pari. Tutto può succedere in questa sfida tra Scandone Avellino e Stella Azzurra Roma. Sono gli Irpini ad imbastire la prima azione di quest'ultimo periodo con Ondo Mengue. Si muove benissimo all'interno dell'area pitturata e mette a referto altri due punti per la sua partita. Scandone nuovamente avanti, 45-43. Reale va fino in fondo, il ferro gli sputa il tiro e riparte Ondo Mengue, che serve liberissimo il suo compagno per il tiro da tre, sbagliato, il rimbalzo è cattivo della Stella Azzurra che arriva fino in fondo, ma ancora più cattiva la stoppata di De Leo che evita danni ai suoi. Solo rimessa laterale per la Stella Azzurra Roma, rimessa da fondo. Reale, giro palla per gli ospiti che si buttano dentro, prova l'acrobazia. C'è il rimbalzo di Ondo Mengue che fa ripartire la Scandone. Bianco punta al canestro, ci va fino in fondo, altri due punti per Andrea Bianco. E la Scandone allunga nuovamente, 47-43.
il parziale in favore degli uomini di De Gennaro. In questo quarto periodo, 47-43, bella azione ancora di Andrea Bianco, che ha messo nel suo bottino personale altri due punti. 4-0 il parziale di questo quarto quarto in favore della Scandone, che quindi si riporta avanti. La speranza è che ci possano essere meno palle perse in quest'ultimo periodo. Sanguinose quelle del secondo e terzo quarto, che hanno rimandato in carreggiata Roma, che stava realmente soccombendo sotto i colpi di una Scandone ben organizzata, soprattutto nel primo quarto. E ora in quest'ultimo periodo si ritrova avanti 47-43. Partita bella, accesa e avvincente tra queste due squadre. Sono gli ospiti a ripartire dal fondo. Palla nelle mani di Thomas Reale. Sfrutta il blocco che poi Kekovic cerca di trasformare in qualcosa di positivo, lasciando poi la sfera a Visintin, che cambia gioco dall'altra parte. Prova la magia il numero 14 Adeola, non ci riesce ed è attenta al rimbalzo la Scandone, che riparte subito. Palla nelle mani di Ondo Mengue. Si butta dentro lui e viene fermato dalla difesa degli ospiti, con un fallo però. Ottima la partita finora di Bruno Ondomengue. Al di là dei punti messi al referto, la sua esperienza sta pesando e non poco sul piatto della bilancia per quanto riguarda le sorti della Scandone, che si affida a lui e agli altri over, per dir così, per rimanere a galla in questo difficile campionato di Serie B, iniziato già con diversi handicap per la Scandone, che però al momento è avanti. Lo è ancora di più grazie alla trasformazione di questo tiro libero di Ondo Mengue. Mette anche il secondo in fotocopia rispetto al primo e si porta ancora avanti di altre due lunghezze la Scandone sul 49-43, con la stella azzurra che ci prova ma subisce fallo. Kekovic, e la Scandone quindi si organizza ora per la sua azione difensiva. Non ci si può permettere più distrazioni in questo momento della partita, e infatti la Scandone recupera un altro fondamentale pallone. Ancora Bianco, anzi no, è Ventrone. Eccolo qui Andrea Bianco, allarga la sfera per De Leo, eccolo il tiro, altri due punti pesantissimi per la Scandone, che prova nuovamente l'allungo in quest'ultimo quarto. Reale allarga la palla per il suo compagno, ottimo giro palla della Stella Azzurra Roma. Buona la difesa della Scandone con il tiro da tre sbagliato, il rimbalzo imponente di Giovanni Del Regno, che fa ripartire Ondo Mengue. Ancora Del Regno, punta il suo diretto avversario, prova a buttarsi dentro e non va. Fallo di sfondamento fischiato al numero 20 della Scandone. Non ci è riuscito, anzi cambiano opinione i direttori di gara, dando fallo alla difesa e due tiri liberi per Giovanni Del Regno, che può aumentare il distacco per la Scandone. Dentro il primo, 52-43. Secondo libero
viene sbagliato per una Scandone che ora corre in difesa. Reale si butta dentro, sfida il suo avversario, allarga la sfera che arriva nelle mani di Kekovic. Uno contro uno, palla messa nuovamente fuori, c'è un fallo? Sì, viene fischiato fallo proprio a Giovanni Del Regno. Momenti importanti e concitati della sfida con la Scandone che ha nuovamente allungato il vantaggio sugli ospiti, che erano riusciti nel terzo quarto addirittura a superare i padroni di casa. In quest'ultimo periodo però la Scandone sembra rientrata anche con la testa in partita. La Stella Azzurra però non ci sta e con il suo play Reale continua a macinare il gioco. Palla dentro, eccolo qui il canestro ancora di Lazar Kekovic, che subisce anche fallo. Lo stavamo dicendo, la Scandone deve evitare cali di tensione e soprattutto deve evitare di perdere dei palloni che potrebbero essere sanguinosi. Si riparte da una rimessa dal fondo. Si butta dentro Reale, fa quel che può contro i giganti della difesa biancoverde, che però, come detto, perdono un altro sanguinoso pallone. Si lotta al rimbalzo, la palla però è nelle mani di Avellino. Ora la palla passa nelle mani degli arbitri, che hanno visto un'infrazione. E può respirare un po' la difesa biancoverde, un po' in apprensione in quest'ultimo minuto. Quando ne mancano 6 e mezzo alla fine, 52-45, sono 7 i punti di vantaggio al momento per la Scandone Avellino, che sta difendendo con le unghie e con i denti contro una Stella Azzurra Roma che sta giocando la partita che ci si aspettava. Ancora un pallone perso dalla Scandone e c'è il canestro della Stella Azzurra Roma. Ennesima palla persa per gli uomini di De Gennaro, che si arrabbia, infatti lo vediamo con i suoi ragazzi. Ennesima palla persa e ancora una volta la Stella Azzurra ha l'opportunità di rientrare in partita con questi due tiri liberi. Il primo è sbagliato da Emanuel Adeola e si riparte con una rimessa dal fondo. Ondomengue sbaglia ancora in fase di costruzione la Scandone, con un pallone perso nella propria metà campo. E ancora un'occasione, si dispera De Gennaro, perché i suoi ragazzi hanno regalato ancora un possesso e un'occasione alla Stella Azzurra Roma. Vediamo come la sfruttano i capitolini questa occasione. Palla dentro, si gioca spalle a canestro, fa sportellate Kekovic, che rimedia un fallo e quindi per lui tiri liberi. Protesta Locci con l'arbitro, ma è regalata ancora un'occasione alla Stella Azzurra di rientrare in partita. Lazar Kekovic sbaglia il primo incredibilmente, con la palla che tocca 3 volte il ferro e poi esce, fortunatamente per la Scandone. Ancora Kekovic, questa volta va a segno il tiro libero. 52-48, con la Scandone che prova un'altra azione, fermata sul nascere con un fallo. Si parlano i giocatori in campo biancoverdi
per imbastire anche questa azione. Ora come ora, qualsiasi possesso può essere fondamentale, visto il ridottissimo scarto tra le due squadre. Ondomengue supera la metà campo, palla per Bianco, osserva il movimento bellissimo di Del Regno, che si fa soffiare però il pallone. Riparte la stella azzurra Roma, ancora una volta decide di andare con calma e di provare la soluzione personale. Visintin, scelta sbagliata per lui, per fortuna della Scandone. Possesso perso da parte degli ospiti e palla recuperata da De Gennaro. Anzi, subiscono anche fallo i biancoverdi, che hanno quindi la possibilità di andare in lunetta con Domenico Marzaioli. Il primo libero va a segno, allunga ancora un piccolo passo alla volta per la Scandone. 53-48, sbaglia il secondo. Tanti gli errori della lunetta, sia da una parte che dall'altra, in questa partita che si vive secondo dopo secondo sul filo dell'equilibrio. Ancora un altro pallone recuperato dalla difesa della Scandone, con una rimessa da fondo campo per gli ospiti, che erano ancora una volta arrivati velocemente dentro l'area pitturata. Un errore che regala questo pallone a Marzaioli. Riesce a servire Ondomengue, lo mette ancora il suo canestro. Altri due punti per la Scandone, che allunga nuovamente. Recupero importantissimo di Marzaioli, che ha servito Ondomengue, che ha fatto il suo dovere non sbagliando il tiro. Ancora un rimbalzo difensivo di Andrea Bianco. E ora la Scandone cerca di amministrare il suo vantaggio. Marzaioli predica calma, indica i movimenti. Passaggio pericolosissimo che arriva però a destinazione con Ondomengue che allarga per Bianco. Il tiro però è sbilenco. Il rimbalzo finisce le mani di Mengue, che serve Del Regno. Si butta dentro, palla facile facile per Andrea Locci. E altri due punti per il lungo arrivato nelle ultime ore ad Avellino. E ancora un importante passo della Scandone, che aumenta il suo vantaggio sugli ospiti sul 57-48. Time out chiamato dagli ospiti, che non riusciti a rientrare in partita. Ora però in questo quarto quarto si stanno nuovamente sciogliendo sotto gli attacchi della Scandone, e complice anche tanti errori al tiro della stella azzurra Roma, che sta provando naturalmente a sfruttare i tanti errori in uscita della Scandone. Specialmente nel terzo e nel quarto quarto erano riusciti a sfruttare i tanti errori. Abbiamo visto anche inquadrati i tanti tifosi che sono assiepati in Curva Sud per sostenere questi ragazzi. Hanno accolto in massa l'appello di coach De Gennaro di rimanere vicino a questa squadra, che in questo momento deve difendersi però dall'attacco della stella azzurra Roma. Troppo morbido Locci, anzi no, è stato spostato, ha subito fallo. Ottima azione del numero 19 di casa, al suo esordio con la casacca bianco-verde. Sta dando una buona impressione. E quindi ancora un'occasione per Ventrone, che rischia di perdere palla. Riesce a mantenerla e a servire Ondomengue. Si muovono i suoi compagni. Locci prova a fare blocco. La palla però arriva direttamente nelle mani di Marzaioli, il cui tiro da tre colpisce il ferro e viene sputato fuori. Azione travolgente della stella azzurra Roma, che trova un canestro pesantissimo con il suo numero 11, Matteo Visintin.
Il distacco è ancora tanto in favore della Scandone, che però non deve fermarsi, è arrivato a questo punto. Infatti ci prova con una bomba che va fuori di Del Regno. Capovolgimento di fronte, ancora Visintin, ancora va fino in fondo. Questa volta però il suo tiro sbatte sul tabellone ed è preda del rimbalzo difensivo di Vincenzo Ventrone, che ribalta l'azione da difensiva ad offensiva. E ancora un'occasione per i Lupi con Marzaioli. Passaggio senza vedere, bellissimo. Ottima azione della Scandone con Ondomengue, che grazie ad un'azione collettiva dei suoi compagni si era trovato lo spazio libero per il tiro da tre, sbagliato però dal numero 0 biancoverde. Stessa sorte anche per la Stella Azzurra Roma, che prova a rientrare in partita con i tiri dalla distanza che non entrano. Del Regno, affrontato dal suo diretto avversario, la palla arriva tra le mani di Marzaioli. Si muove dentro l'area Ondomengue. Marzaioli, serve Locci, spalle a canestro, si gira, mette dentro un canestro pesantissimo Andrea Locci. 59-50, 9 i punti della Scandone di vantaggio quando mancano 2 minuti alla fine della partita, e recupera anche un altro pallone in difesa il roster di Gianluca De Gennaro, che ne approfitta per dare delle direttive a Domenico Marzaioli. Meno di 2 minuti alla fine, la Scandone avanti di 9 contro la Stella Azzurra Roma. Gioco fermo, c'è un infortunio per un atleta della Stella Azzurra, si è visto anche dalle immagini, probabilmente una storta, ed è caduto su se stesso l'atleta della squadra ospite, Emanuel Adeola, è a terra. Tanto dolore per il cestista degli ospiti, che nel tentativo di rubare l'ennesimo pallone della sfida ha messo male il piede ed è crollato a terra, dolorante. E quindi c'è una sosta. Questa partita avvincente, punto su punto. Gli applausi comunque dei tifosi. La storia va difesa sempre, recita lo striscione. Nel frattempo sta uscendo accompagnato da un compagno e da un componente della panchina, il giovane numero 14, autore di un'ottima prestazione fino a questo momento. Vedremo se riuscirà ad entrare nuovamente per dar una mano ai suoi compagni in questo acceso rush finale, che vede la Scandone avanti 59-48. La palla è proprio in possesso dei biancoverdi. Ventrone spinge in avanti i suoi, lascia la palla a Ondomengue. Marzaioli aspetta l'aiuto di un compagno, riesce a mantenere la sfera, anzi no, perde un altro sanguinoso pallone Domenico Marzaioli, e regala altri 2 punti alla Stella Azzurra Roma. Ennesimo pallone perso della Scandone, e ne approfitta ancora la Stella Azzurra, che per ora deve difendersi dalla folata offensiva biancoverde. Marzaioli vuole farsi perdonare per questo errore, si butta dentro e ci riesce alla grande Domenico Marzaioli a farsi perdonare per l'errore, mettendo dentro altri 2 punti e subendo anche fallo. Ottima la risposta di Marzaioli alla palla persa, che poteva nuovamente rimettere in carreggiata gli ospiti. Questa sua azione personale però ha portato in dote alla Scandone ben 3 punti con questo tiro libero.
E la Scandone allunga nuovamente. La Stella Azzurra continua ad andare, continua a trovare la via del canestro con il suo numero 9, Lazar Kekovic. Altri due punti quindi per la Stella Azzurra Roma. E la Scandone è avanti, ma deve difendere con le unghie e con i denti questo vantaggio. L'abbiamo sottolineato più volte nel corso di questa telecronaca come i cali di tensione, le palle perse abbiano dato forza alla Stella Azzurra, che ha avuto il merito di rimanere in partita e di starci ancora nonostante questo errore. Quando sono 10 i punti di distacco, quando manca poco più di un minuto alla fine della partita, ancora un errore dalla lunetta, la palla esce fuori, vediamo la decisione dell'arbitro, palla degli ospiti, un minuto alla fine della partita, 10 punti di vantaggio per la Scandone sulla Stella Azzurra Roma, che si butta dentro, ottima azione e recupera un altro importantissimo pallone la difesa di Avellino, per la gioia di coach De Gennaro. Stava entrando prepotentemente in aria la Stella Azzurra e la Scandone ha difeso ancora una volta bene. Ventrone assediato dai suoi difensori. Giro palla della Scandone per liberare un uomo al tiro. Ondomengue, pallone tra le sue mani. Prova la bomba, eccola! Quando mancano 36 secondi alla fine, la bomba di Ondomengue che probabilmente, anzi sicuramente, mette la parola fine sul match di quest'oggi. 65-52 per la Scandone Avellino, che è sempre più vicina alla prima vittoria in campionato, e sarebbe una vittoria davvero da sottolineare per tantissimi fattori. Nel frattempo c'è ancora un errore dalla lunetta per la Stella Azzurra Roma, come recita anche il tabellone, mancano 25, 24 e 9, quindi quasi 25 secondi alla fine, praticamente un altro possesso nelle mani di Avellino. Il tiro libero messo a segno da Lazar Kekovic, 65-53, viene chiamato l'ultimo time out della sfida, che ormai ha già assunto i colori bianco-verdi, quelli della vittoria. Manca l'ultimo possesso con la Scandone avanti, 65-53, e palla nelle mani degli uomini di coach De Gennaro, che si prepara anche a festeggiare la sua prima personalissima vittoria da capo allenatore della Scandone. Dopo tanti anni da vice ha avuto modo di rubare un po' di esperienza da tutti gli allenatori con i quali ha avuto la possibilità di lavorare, ed ora sta mettendo le sue forze al servizio di questa nuova Scandone, che dopo lo sfortunato esordio contro Scauri è pronta a bagnare l'esordio in casa con questa vittoria sotto gli occhi dei tanti tifosi che sono accorsi. Da queste immagini si riesce a vedere anche il parterre presente in tribuna. Si rientra in campo dunque per gli ultimi scampoli di questa partita, che la Scandone sta portando in porto nonostante siano stati dei momenti davvero critici, specialmente nel terzo quarto. La palla è nelle mani del numero 34, Giuseppe De Leo.
cercano di far passare i secondi i cestisti della Scandone. Si butta dentro, palla messa fuori per Mengue, prova il tiro e mette anche questa. La parola fine è messa da Bruno Ondo Mengue, 67-53. Il risultato finale, prima vittoria per la Scandone Avellino davanti al pubblico amico del Pala del Mauro, grazie ad un super Bruno Ondo Mengue, autore di 18 punti. E sono stati pesantissimi gli ultimi messi a referto che hanno consegnato questa vittoria importantissima per la Scandone Avellino, che quindi, come abbiamo già sottolineato, ha sofferto in più di un'occasione nel corso di questo match, che sembrava essersi subito messo sui binari giusti alla fine del primo quarto con gli Irpini che l'hanno chiuso in vantaggio 20-7. Nel secondo poi c'è stato il rientro della Stella Azzurra sul 33-22. Alla fine poi del terzo quarto, incredibilmente, gli ospiti sono riusciti ad impattare la sfida sul 43 pari ed ora mancano davvero pochissimi secondi per il fischio finale degli arbitri a sancire la prima vittoria della Scandone Avellino, che recupera anche questo rimbalzo, è il sesto della partita per Bruno Ondo Mengue, che chiude quindi con 6 rimbalzi e 18 punti, MVP del match per il numero 0 della Scandone, ed è festa grande al Pala del Mauro. Ricordiamo il finale: Scandone Avellino 67, Stella Azzurra Roma 53. E dal Pala del Mauro, per questa prima gara casalinga della Scandone vittoriosa, è davvero tutto. Buon proseguimento di giornata dunque con i nostri programmi.